Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Serenata sotto la luna oppure Buonasera mamma Mamma, insomma è la stessa melodia ma cambiano solo le parole. Ecco qua, trovate il brano registrato sul canale, vi consiglio prima di ascoltarlo. Vi faccio ascoltare ora diciamo tutte e due le pagine, insomma eseguite lentamente e diciamo senza avvilimenti. Le eseguirò per comodità, insomma, qua ho scritto insomma piacere l'ottava grave. La abbasserò, diciamo, tutta quanta la scrittura, insomma, un'ottava sotto, vi sarà più semplice la lettura. Per ora andiamo così, insomma. Tanto è la stessa cosa, cambia solo l'ottava, la suoneremo in quest'ottava, insomma, un'ottava più bassa. La parte è così. Riprende da capo, poi ci sei al finale, ma è solo, diciamo, sono tre battute che cambiano, nulla di che. Quindi iniziamo col pollice sul do, così, insomma, o in alternativa possiamo eseguire all'ottava acuto oppure una volta, insomma. Col pollice sul sol andremo quindi pollice, secondo dito, il quarto dito, è un valzer, quindi in tre quarti, e tre pulsazioni, 1, 2, 4, poi 3, 2, 1, e si, la sol, insomma. Poi 1, 2, 3, Sol, Si. Il quarto dito che dura due pulsazioni. Nuovamente il 4, una pulsazione. Col metronomo a 60 è questo. 1, 2, 3. Eccoci qua. Il rig è questo. Per comodità, insomma, l'abbasserò di un'ottava nella partitura, insomma, sarà più semplice, insomma, l'esecuzione. Però comunque questo, insomma, a quest'ottava, insomma, è indifferente, le note sono quelle. Ecco qua, andiamo avanti col rigo successivo, ma le prime due battute sono identiche, è questa, quindi. Giriamo col quarto dito, quindi sul fa, 3, 2. Pollice che dura tre pulsazioni, col metronomo è questo, 1, 2, 3. Dura tre pulsazioni. Ecco qua, l'ultima nota dura tre pulsazioni questa, quindi le prime due battute uguali a queste, cambiano solo queste due, va bene? Collegate questi due righi per una decina di minuti dopo aver fatto questo rigo per una mezz'oretta. Andiamo avanti. Il rigo successivo è questo. Abbiamo il terzo dito che dura due pulsazioni, poi il pollice, il secondo dito che dura due pulsazioni. Nuovamente il 2, poi 4, 3, 2. Il pollice che dura due pulsazioni, nuovamente il pollice, col metronomo è questo, 1, 2, 3. Il pollice dura quindi prima due pulsazioni, poi 1, ecco qua, insomma, questa dura 2, questa dura 2, questa dura 2, due pulsazioni, poi 1. Fate questo rigo per una mezz'oretta, vi ricordo che adesso la sto eseguendo in un'ottava grave, quindi a vostro piacere di seguire l'ottava acuta, come ho scritto qui, va bene? Ecco qua, fate questo rigo, collegate questi tre righi, andiamo avanti col rigo successivo, ma cambia ben poco, cambia solo l'ultima nota, che è questa praticamente. 2, poi il pollice, 2. Il 2, 4, 3, 2, e il pollice che dura tre pulsazioni. 2, 3, e ci siamo. Il rigo è questo. Ok, la parte è questa, collegatela tutta. Possiamo mettere i bassi su questa prima parte, su questa prima pagina, ed è così quindi.
bassi in posizione di sol settima, quindi do, sol, uno settima, così. Poi bassi, i bassi ora in posizione di do, quindi 0, bassi in sol settima, quindi posizione 1 settima, bassi in do, quindi posizione 0, bassi in sol settima, quindi posizione 1 settima, bassi in posizione di do, quindi 0, bassi in sol settima, quindi posizione 1 settima, bassi in do, quindi posizione 0. E questa è la prima pagina. Possiamo inserire qualche abbellimento, fate gli esercizi dedicati appunto alle terzine e agli abbellimenti, e quindi è questa. Qua mettiamo una terzina, 2, 3, 2 e poi il pollice, così. Poi... un'altra terzina sul 2, siamo al secondo rigo, 2, 3, 2, la terzina la indico sopra con un mordente, quindi un trattino, 2, 3, 2 e poi il pollice, così. Poi 4, e sul 3 un'altra terzina, 3, 4, 3 e poi il 2. E così, quindi. E ve lo indicate qui, c'è il segnetto sopra, metterò un, diciamo, un mordente, un segnetto, va bene? Ecco qua. Andiamo avanti con la parte successiva. Prima del 3 qua possiamo mettere un'acciaccatura, quindi questo, col 2 sul tasto nero, poi il pollice, 4, e qua la terzina, 3, 4, 3, poi il 2, così. Il rigo successivo uguale, quindi l'acciaccatura col 2 sul tasto nero, poi sul 3 una terzina, 3, 4, 3 e poi il 2, così. E ci siamo. Andiamo con la pagina successiva, quindi questa parte, diciamo, è finita. Vi ricordo che potete eseguire tutta la parte all'ottava acuta, magari facendo una volta grave, una volta acuta, insomma, come vi piace a voi, va bene? Ecco qui, andiamo avanti. La parte successiva è questa, l'ho già eseguita prima, è inutile ripeterla nuovamente. Siamo col terzo dito, quindi in questa posizione siamo sul Mi, perché il pollice capiterà sul Do, il 3, due pulsazioni. Nuovamente il 3, il 4, due pulsazioni, nuovamente il 4, poi 4, 3, 2, il 3, due pulsazioni, nuovamente il 3, e ci fermiamo qui. Col metronomo è questo, 1, 2, 3. Ecco qui il video, questo qui. Fatelo per una mezz'oretta, va bene? Bene, fatto questo, bentornati. Andiamo avanti, ora faremo questo, 3, 2, 1. Poi il secondo dito, due pulsazioni. Nuovamente il 2, poi 4, 3, 2. E il 3, tre pulsazioni. Poi il metronomo è questo, 1, 2, 3. Qua il metronomo è 60, vi ricordo, il rigo è questo, fatelo per una mezz'oretta, va bene? Ed eccoci qua. Bene, andiamo avanti con il rigo successivo, ma qui non cambia nulla, praticamente abbiamo lo stesso rigo che avete studiato qui, l'avete memorizzato, lo stesso lo trovate qui, quindi collegate questi tre righi, cambia l'ultimo rigo, ma nulla di che, perché è lo stesso rigo che avete fatto praticamente all'inizio, anzi il secondo rigo della prima pagina, che è questa. Se l'avete studiata lì, ecco qua, ci siamo. Però vediamo solo di collegarlo, insomma, per alcuni magari potrebbero incontrare difficoltà. Di qua siamo col terzo su Mi, il pollice passiamo sotto e saltiamo un tasto, quindi così, chiaro, non il tasto di sotto che il Fa, quello di sotto, quindi il pollice sul Sol capiterà. È come il secondo rigo dell'inizio. Qua, va bene? È il secondo rigo che avete studiato all'inizio. Collegate questi quattro righi, dopo che l'avete studiato, insomma, ripetuto tantissimo,
Si arriva qua e si riprende tutto il brano da capo. Poi si salta questa casella rossa e da questa nota si fa il finale. Vediamo il finale, quindi io riprendo di qua queste due battute e poi il finale. Vi dirò finale, va bene? Quindi siamo col pollice sul sol. Vi ricordo che l'ottava è diversa, lo sto seguendo qua, altrimenti come è scritta questa ottava acuta. Quindi così, i bassi, siamo in do, bassi in sol settima, quindi una settima. Dal finale, il classico finale, va bene? Quindi il finale è questo, pollice siamo sul sol, 1, 2, 3, il 4, pausa, pollice 4, semplicissimo, il classico finale che abbiamo riscontrato, insomma, trovato su molti brani, quindi da questa nota vi collegate qui, fatela per un bel po' di tempo, mettiamo i bassi su tutta questa parte, dopo che l'avete memorizzato, dopo settimane, insomma, o giorni o mesi, insomma, non ha importanza. Quindi provenivamo con i bassi sul do e continuiamo così in questa seconda pagina, quindi così, bassi in meno 1, quindi fa, bassi in do, quindi posizione 0, bassi sol settima, quindi posizione 1 settima, bassi in do, quindi posizione 0, bassi in fa, quindi meno 1, bassi in do, quindi posizione 0, bassi in sol settima, quindi posizione 1 settima, bassi in do, quindi posizione 0, e si prende da capo e ci siamo. Insomma, vediamo ora questo finale che è così, quindi i bassi siamo in posizione di sol settima, ora bassi tutti e due in posizione do, quindi 0. Ora in sol settima, quindi posizione 1 settima, pollice, e il quarto i bassi in posizione 0, quindi do, e sarà questo, do, sol, ecco qua, questo è il finale, studiatelo, vediamo di aggiungere qualche abbellimento su questa parte, ed è così, quindi già dal terzito possiamo mettere un'acciaccatura come l'inizio, col 2 sul tasto nero. Sul 3 una terzina, 3, 4, 3 e poi il 2. E sul 2 una terzina, 2, 3, 2 e poi il pollice. E sul 3 una terzina, 3, 4, 3 e poi il 2. E qua la stessa cosa, l'acciaccatura. La terzina sul 3. Giriamo sotto col pollice. E ci siamo. Qui non ho detto nulla perché è uguale al secondo rigo della prima pagina. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo di non andare di fretta a memorizzare prima la parte melodica e poi inserire i bassi e infine gli abbellimenti. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!